Genesi. Or Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, dicendo: «Ho formato un uomo con il favore del Signore». Quindi aggiunse al nato un fratello, Abele. Abele divenne pastore di greggi e Caino coltivatore del suolo. Or, dopo un certo tempo, Caino offrì dei frutti del suolo in sacrificio al Signore. E anche Abele offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore riguardò Abele e la sua offerta. Ma non riguardò Caino e l'offerta di lui. Perciò Caino ne fu molto irritato e il suo viso fu abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché tu sei acceso d'ira e perché è abbattuto il tuo volto? Non è forse vero che se agisci bene c'è elevazione, mentre se non agisci bene è alla porta il maligno, come un robes? Esso si sforza di conquistare te, ma sei tu che lo devi dominare». Poi Caino ebbe da dire con suo fratello Abele, e come essi furono nei campi, Caino insorse contro suo fratello Abele e lo uccise. Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse io custode di mio fratello?» Il Signore riprese: «Che hai tu fatto? Sento il fiotto di sangue di tuo fratello che grida a me dal suolo». Ed ora tu sei maledetto dalla terra, che per mano tua ha spalancato la bocca a ricevere il fiotto di sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più il tuo provento. Errante e vagabondo sarai per la terra. Caino disse al Signore: «È troppo grande la mia colpa, così da non meritare perdono». Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo, e lungi dalla tua presenza io mi dovrò nascondere. Io sarò ramingo e fuggiasco per la terra, per cui avverrà che chiunque mi troverà m'ucciderà. Ma il Signore gli disse: «Non così. Chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte. E il Signore pose su Caino un segno, così che chiunque l'avesse incontrato non l'avrebbe ucciso. E Caino partì dalla presenza del Signore e abitò nel paese di Nod, di fronte a Eden. Or Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Egli divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio suo. E a Enoch nacque Irad, e Irad generò Mecuiael, e Mecuiael generò Matusael, e Matusael generò Lamech. Lamech si prese 2 mogli, una di nome Ada
e l'altra di nome Zilla. Ada partorì Jabal. Questi fu il padre di quanti abitano sotto le tende, presso il bestiame. Il nome di suo fratello fu Jubal. Questi fu il padre di tutti i suonatori di lira e flauto. Zilla partorì, essa pure, Tubal-Cain, istruttore di ogni aguzzatore del rame e del ferro. Sorella di Tubal-Cain fu Noema. Lamech disse alle mogli: Ada e Zilla, udite la mia voce. Mogli di Lamech, ascoltate il mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia ferita ed un giovane per una mia ammaccatura. Caino sarà vendicato 7 volte, ma Lamech 77. Adamo conobbe di nuovo sua moglie, che partorì un figlio, e lo chiamò Sette, dicendo: Dio mi ha dato un altro discendente al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. Anche a Sette nacque un figlio, e lo chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore.